Dopo 2 anni di pandemia e adesso gli orrori della guerra in Ucraina, più che di festa dei lavoratori è bene parlare di riflessioni sul lavoro, ponendo al centro tutti coloro che continuano a vivere le difficoltà nella morsa del precariato. In tempo di Covid abbiamo imparato a conoscere, ma non a valorizzare a dovere, la figura dei rider che per le strade sfrecciano consegnando cibo per pochi euro, difficoltà comuni ad altre categorie come quelle femminili che spesso sono sottopagate anche quando hanno medesime mansioni e responsabilità degli uomini. Ma indubbiamente la modifica delle condizioni di lavoro ha portato alle precarietà e conseguentemente coloro che vivono condizioni di precarietà nel mondo del lavoro devono essere inquadrati e valutati per quello che sono condizioni di lavoro che gli assicurino più stabilità e naturalmente più sicurezza. Secondo tema è proprio quello della sicurezza, ovvero abbiamo vissuto quanto sono incrementati gli infortuni e le morti sul lavoro, non ce lo possiamo permettere, la civiltà si evolve nel senso di assicurare a tutti il fatto di svolgere il proprio lavoro con serenità e in sicurezza. Il terzo elemento è la parità di genere, perché le statistiche ci dicono come l'occupazione femminile sia minore di quella maschile, ma soprattutto anche le condizioni economiche sono minori e inferiori, e questo nel 2022 è assurdo. In Toscana nel 2021 sono stati 55 morti sul lavoro. La prima emergenza da tamponare è proprio questa: evitare che vite vengano spezzate nel loro gesto più nobile e quotidiano, andare al lavoro per poter vivere. Una riflessione sull'attuale situazione del paese, sullo stato dell'occupazione, sulla condizione dell'occupazione, sul rischio che gli incidenti sul lavoro rappresentano ancora oggi una grande preoccupazione per tutti, quindi anche un monito a tutti di fare di più e di meglio. In occasione del 1° maggio a Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500, sono state consegnate le stelle al merito dopo 2 anni di stop per la pandemia, onorificenze per i toscani che si sono distinti nel loro impegno nell'attività lavorativa.